allo showroom Murrina Classica Veneziana. Sconti del 40 e del 50%? Vieni presso il nostro punto vendita in via Matteotti 4042 ad Avellino. Continua l'opera di bonifica del sito ex Isochimica. Stamane il silos da 20 metri abbattuto lo scorso 8 agosto è stato fatto a pezzi, incapsulato e chiuso in teli polietilenici. Dalla prossima settimana si comincerà a smaltire pezzi ancora all'interno del sito. Per abbattere il mostro simbolo della fabbrica dei veleni ci vollero ben 5 ore per gli operai della PMT Ecologia per abbattere la sua torre. Le operazioni iniziarono intorno alle 6.30 del mattino per terminare alle ore 11. 10 gli operai della PMT Ecologia che hanno lavorato sotto il sole cocente per mettere a terra la torre sotto la supervisione dell'assessore all'ambiente Augusto Penna e del responsabile del progetto di risanamento Michelangelo Sullo. Settembre sarà il mese dedicato alla grande bonifica definitiva di quest'area, che prevede l'abbattimento dei capannoni e lo smaltimento e recupero di tutti i cubi in cemento e amianto. Il progetto preliminare è stato approvato a gennaio dalla Giunta e finanziato con fondi regionali e nazionali. All'epoca dell'abbattimento del grande silos, l'assessore Penna ha tributato un riconoscimento particolare al procuratore della Repubblica di Avellino, il dottor Rosario Cantelmo, che ha imposto una nuova coscienza civica a questa città.